Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Finalmente Nintendo e Masahiro Sakurai hanno rotto il silenzio presentando il nuovo lottatore appartenente al secondo Fighters Pass e caspita se hanno sganciato una bomba atomica. Steve di Minecraft si unisce alla lotta accogliendo un po' tutti di sorpresa e per me ci troviamo di fronte ad un annuncio semplicemente epocale. Bisognerà aspettare domani per farci una prima idea sulla bontà del moveset del lottatore a blocchi, ma intanto vorrei discutere con voi sul perché questa aggiunta è molto significativa all'interno dell'economia del gioco e perché probabilmente si tratta di uno dei reveal più importanti visti fino ad ora su Ultimate. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a lasciare un like al video e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi approfondimenti. Iniziamo! Ormai è chiaro che, nel bene e nel male, saremo sempre colti di sorpresa quando si tratta di prevedere quale sarà il nuovo personaggio di Smash. Steve non è certo un nome uscito fuori dal nulla, anzi il suo arrivo si rumoreggia da parecchio tempo ed è uno di quei volti che spunta sempre tra le aggiunte più richieste della fanbase, ma credo che questa volta nessuno si aspettasse un'entrata del genere. Ad esempio gli occhi erano puntati tutti su Crash Bandicoot. Annunciare il marsupiale in concomitanza con l'uscita del quarto capitolo su PlayStation Xbox avrebbe segnato un tempismo perfetto. Così come dare spazio a volti di rilievo al momento della libreria Switch, come un Pokémon dell'ottava generazione o magari Travis di No More Heroes, avrebbe avuto la sua logica commerciale. Invece Nintendo, con le sue tempistiche sballate, ha introdotto dal nulla una delle icone più importanti del gaming contemporaneo, il protagonista del gioco più venduto di tutti i tempi. Voglio subito mettere in chiaro questo punto. Secondo me parlare di delusione e vedere Steve come uno spazio sprecato non ha assolutamente senso. Non sono assolutamente un fan di Minecraft, non amo il genere di sandbox e non mi sono mai avvicinato concretamente alla serie, eppure gli va riconosciuta un'importanza fondamentale all'interno del panorama videoludico. Insomma, vanno messe da parte le proprie preferenze personali per rendersi conto di che impatto clamoroso può avere un annuncio del genere. Quello di Steve è un nome in grado di spostare le masse e di rimettere Super Smash Bros. Al centro dell'attenzione mediatica. Non è un caso che Twitter sia crashato in seguito alla videopresentazione e quella di Nintendo è stata prima di tutto una mossa commerciale ineccepibile. Riaccendere l'interesse del grande pubblico nei confronti del gioco, fattore ormai spento da diversi mesi, è una strategia sensata nell'ottica delle vacanze natalizie e direi che Steve può far avvicinare una nuova e grande fetta di utenza ancora estranea alla creatura di Masahiro Sakurai. In secondo luogo, poi, da appassionato del settore che segue attivamente il mercato videoludico, questa non può che essere l'ennesima conferma degli ottimi rapporti tra Nintendo e Microsoft, perché non dimentichiamoci che i creatori di Minecraft, Mojang, sono stati acquisiti dall'Xbox Game Studios dal 2014. Se con Banjo e Kazooie si poteva ancora pensare ad un territorio di incontro fortuito, con Steve si aggiunge un altro tassello all'improbabile avvicinamento tra queste due aziende totalmente agli antipodi fino a qualche anno fa. Chissà che le due aziende non abbiano iniziato a collaborare seriamente anche all'infuori di Smash, magari per portare altre conversioni di peso dopo i due ori, o forse lavorando a qualche tecnologia simile a xCloud pensata per Nintendo Switch. Da amante della serie, poi, l'aggiunta di Steve è una sorta di evoluzione naturale del brand che ormai dall'inclusione di Sonic su Brawl è diventata una vera e propria enciclopedia del videogioco. Smash Ultimate è una sorta di vetrina senza tempo su tutte le fasi del gaming, non solo Nintendo, e riesce ad ospitare in modo coerente e naturale mostri sacri come Pac-Man, Mega Man, Mario, Snake e Sonic. Insomma, l'arrivo dell'avatar del gioco più venduto di sempre era quasi una scelta dovuta nell'ottica celebrativa della serie. A chi ritiene sia fuori luogo o senza personalità, rispondo che invece è perfettamente contestualizzato in un roster dove gran parte dei lottatori sono più di quanto lontano immaginabile dal fighting game. Il carisma di un personaggio non si basa sulla sua narrativa o sulla sua estetica, o almeno non solo su quello. La buona riuscita di un personaggio di Smash è quella di riuscire a creare un moveset coerente con le sue premesse ludiche. Esperimenti come Rob, Mr. Game & Watch e il duo Duck Hunt ne sono un esempio perfetto, sono delle genialate che hanno saputo rendere coerenti all'interno di un titolo di lotta, piuttosto strampalato, delle icone bidimensionali della storia del gaming, che tutti, bene o male, hanno incontrato almeno una volta nella vita. Se poi non vi convince il moveset, quello è un altro discorso.
ma aspetterei la presentazione di Sakurai per esprimermi in merito. Ritengo però che con un roster così sconfinato un'aggiunta tipica non faccia altro che bene alla varietà complessiva del titolo e nulla vieta ai giocatori più integralisti di scegliere altri personaggi. Per me un'aggiunta scialba è stata Min Min, la protagonista di un gioco nato morto su Switch, così come Byleth, l'ennesima aggiunta di un brand che ha saturato il roster di Smash. Due personaggi che tutto sommato trovo divertenti da giocare, ma che secondo me non hanno un grandissimo appeal sul grande pubblico. Sakurai, dopo aver accontentato i nostalgici con Banjo-Kazooie, essersi tolto lo sfizio di aver omaggiato la storia del picchiaduro 2D con Terry Bogard e aver accontentato i fan di tutte le età dei JRPG con Joker e eroe, con Steve ha fatto una scelta precisa, un personaggio epocale, a prescindere poi se sarà in grado o meno di appassionare sul suo gameplay. Le aspettative sono altissime sia da trailer di presentazione sia dalle parole di Sakurai. Sembra ovvio che sia stata riposta una cura maniacale nell'integrare al meglio l'universo ludico di Minecraft all'interno di Smash. Chissà, l'aver dovuto riadattare tutti i livelli per essere compatibili con i blocchi di Steve potrebbe essere uno dei motivi dell'eccessivo ritardo di questo DLC. Quindi mi aspetto grandi cose dalla presentazione di domani. E voi poracci, siete d'accordo o siete rimasti delusi? Come al solito vi aspetto nei commenti, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Steve, Michele Craft, ciao!